Coronavirus, sale il numero dei morti in Campania, 63 i decessi nelle ultime ore e sono 1340 i nuovi tamponi positivi, mentre ieri erano stati 1198 i nuovi casi. Scende ancora l'indice di positività del Covid in Campania, con 3917 tamponi in più processati. Di tutti questi nuovi contagiati, 1253 sono asintomatici e solo 87 presentano sintomi. Dopo il record di novembre, con 99579 tamponi positivi, dunque il mese di dicembre inizia con una frenata importante, frutto di decreti e ordinanze degli ultimi giorni. Intanto i sanitari finiscono ancora una volta nel mirino dei violenti. Un'altra aggressione, la numero 53 dall'inizio dell'anno, viene denunciata dall'associazione Nessuno Tocchi Ippocrate. In pieno centro a Napoli, quattro uomini hanno tagliato la strada ad un'ambulanza nel bel mezzo di un soccorso per prendere a pugni l'autista. A farne le spese è stato l'autista soccorritore della postazione 118 Annunziata, che addirittura ha avuto due pugni in pieno viso e ha avuto addirittura la frattura del setto nasale, con una prognosi di 15 giorni naturalmente rivedibile. Tutto ciò per una questione di precedenza stradale ad un incrocio. Il povero autista soccorritore ha dovuto continuare il servizio con il volto pieno di sangue, e questa è la cosa più triste e più dolorosa di tutte.